La presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Donatella Porzi, insieme ai due vice Guasticchi e Mancini, ha tenuto questa mattina la conferenza stampa di fine anno. I temi sono stati partecipazione, innovazione, semplificazione, trasparenza, informazione, comunicazione, rigore e sobrietà nei costi. L'attività politico-istituzionale dell'Assemblea, ha detto Porzi, è stata segnata dal sisma dell'agosto e quello di ottobre, eventi che hanno colpito la popolazione, le imprese, i beni culturali di un territorio come quello della Valnerina, che concorre in modo sostanziale alla capacità attrattiva e produttiva dell'Umbria, ma anche la definizione stessa della sua identità sotto il profilo economico, sociale, culturale e religioso. Porzi ha poi parlato dell'ottimizzazione della macchina pubblica. Palazzo Donini. Presidente, l'attività di ottimizzazione di una macchina pubblica è sempre imponente. Come sta procedendo? Stiamo ragionando su una serie di razionalizzazioni, di trasformazioni che in qualche modo risentono dei cambiamenti che stiamo mettendo in atto. Credo che ci sono stati già grandi segni, diciamo, di cambiamento, di voler anche razionalizzare la spesa. L'abbiamo in qualche maniera discusso in questi giorni, abbiamo discusso questo tema in questi giorni durante appunto le fasi di approvazione del bilancio. Su questo c'è stata una larga condivisione, una larga partecipazione. Poi logicamente i temi su cui puntare e su cui investire perché la nostra regione possa ripartire sono quei temi strategici che in qualche maniera avevamo fissato all'inizio e che abbiamo cercato di mettere anche in relazione alle regioni vicine con le quali stiamo stabilendo dei contatti sia come giunta sia come assemblea legislativa, perché riteniamo che sia importante una collaborazione su diversi fronti.